Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa cosa è senza senso. Quello che stiamo per vedere tra poco è senza senso. Perché chi conosce il mondo Apple, o anche chi magari lo segue ma non è appassionato di quello che è il mondo Apple, o comunque ne rimane informato per quanto riguarda l'uscita dei suoi prodotti, saprà che quando è stato presentato l'iPhone 15 Pro, al suo interno Apple ha inserito un nuovo processore chiamato A17 Pro. Primo processore creato a 3 nanometri, un processore ovviamente di produzione e ingegnerizzazione Apple montato su una GPU 6 core, e questo ragazzi crea qualcosa di senza senso. Perché vi dico questo? Perché ho un videogioco che in questo caso è Resident Evil Village in funzione. In questo momento sta funzionando quello della mia Xbox Serie X, ma perché sto parlando di questo? Perché alla presentazione di questo nuovo iPhone Apple ha dichiarato che il suo nuovo processore montato all'interno appunto dell'iPhone 15 Pro sarebbe stato in grado di far girare dei giochi da console, quindi non più i giochi che vengono trasportati per gli smartphone, quindi rimane il nome uguale ma il gioco in realtà c'entra poco dal punto di vista della grafica, della giocabilità, con quello che viene creato per PC e console. No, Apple ha dichiarato che il suo nuovo processore sarebbe stato in grado di utilizzare anche il ray tracing, quindi una cosa veramente fuori di testa, perché se pensiamo che all'interno di un telefono, e lo vediamo qua, l'iPhone 15 Pro Max per esempio, riusciamo ad avere delle prestazioni da console, quindi di una scheda grafica con dimensioni impressionanti per quanto riguarda la sua costruzione, tutto quello che riguarda poi la scheda madre, ma il processore stesso, quindi riuscire a far girare dei giochi che sono gli stessi che troviamo in una console è qualcosa veramente di senza senso. Ovviamente fino adesso non era ancora stato possibile farlo, ovviamente anche per Apple è arrivato solo oggi il momento di poter testare per noi utenti questa diciamo opportunità. Perché? Perché finalmente è uscito il primo gioco appunto disponibile su App Store, che è lo stesso gioco che abbiamo nelle console, e il primo gioco arrivato è Resident Evil Village. Adesso vi lascio vedere un attimo in sovraimpressione, state vedendo i due giochi, i due diciamo intro dei due giochi, cioè o meglio il gioco è lo stesso, quindi è praticamente tutto uguale dal menu al gioco, e la grafica ragazzi, la grafica è incredibile, è assurdo pensare che da un telefono possa uscire qualcosa di questo tipo. Adesso ovviamente quello che state vedendo, come vi ho detto, è quello della mia Xbox Series X, ma adesso vedete che qua ho due joypad, perché ho il joypad collegato all'Xbox e il joypad collegato al mio iPhone 15 Pro Max, quindi i controlli si abbinano tranquillamente tramite Bluetooth, e con l'introduzione della porta Type-C è possibile ovviamente adesso collegare anche gli iPhone ad un televisore, a un monitor, quindi potremmo trasportare quello che è il gioco, quindi la qualità di un gioco vero e non un gioco da smartphone, in un televisore o in un monitor. È qualcosa veramente di senza senso, perché io non riesco a capacitarmi di come un dispositivo così piccolo, con un processore piccolo, con una GPU piccola, tutto compattato, riesca a generare prestazioni di questo tipo. Il prossimo gioco in arrivo, che arriva tra qualche settimana, è Resident Evil 4 Remake, anche quello tanta roba, però intanto ci gustiamo il Village, un gioco in prima persona che veramente ha fatto la storia anche lui di tutti i Resident Evil, e per chi è appassionato di videogiochi sa comunque che è un gioco pesante da far girare. Le dimensioni del file che andiamo a scaricare da App Store per quanto riguarda il gioco è di quasi 8 giga, quindi capite bene che abbiamo solo per questo gioco 8 giga da occupare nella memoria del nostro telefono, perché il gioco è veramente grosso, non è più un gioco da smartphone ma è un gioco da console. Quindi adesso però direi di avervi già smarronato troppo con tutte le mie chiacchiere, vediamolo in azione, anche se avete visto già qualcosa come intro, ma vediamo live cosa è in grado di fare un iPhone 15 Pro col suo nuovo processore A17 Pro. Allora, questa schermata, come abbiamo detto, è quella della mia Xbox. Adesso andrò a cambiare l'ingresso video, quindi passerò su quello in cui abbiamo
inserito la presa HDMI del mio iPhone 15 Pro Max ed ecco qua ragazzi, questo è iPhone 15 Pro Max, questo è Village con iPhone 15 Pro Max, questo è invece con Xbox Serie X. Ovviamente non è identica la grafica, ci mancherebbe anche solo quello, ma la diversità e la possibilità di giocare a un gioco vero ovunque noi vogliamo portandoci solo lo smartphone è qualcosa di pazzesco. Quando magari siamo in vacanza abbiamo comunque il televisore dell'albergo, dell'appartamento, cioè è qualcosa di fuori di testa. Potremmo giocare direttamente nello smartphone, sia chiaro, però collegarlo a qualcosa di grande è veramente eccezionale. Cioè adesso ritorniamo su quello che è l'iPhone e guardate ragazzi, è pazzesco. La differenza principale secondo me è data anche dal fatto che un po' si rimpicciolisce, vedete, rispetto a quello che è la dimensione totale del mio televisore, mentre con Xbox Series X abbiamo tutto lo schermo occupato, ma è veramente imbarazzante. Cioè anche la giocabilità secondo me rimane fantastica, e anche proprio il fatto di usare un controller che è pienamente compatibile come quello di Xbox, cioè guardate, allucinante. Adesso ripercorriamo la stessa scena con Xbox, ovviamente non dico che sia uguale, c'è differenza dal punto di vista del dettaglio grafico, ma il gioco è perfettamente uguale, è impressionante. Guardate, stessa scena, stessa situazione, pazzesco, Adesso torniamo in quello che è la schermata dell'iPhone, che lo vedete qua acceso, guardate, pazzesco, pazzesco. E questo è solo l'inizio di qualcosa che dovrebbe essere veramente una svolta per quanto riguarda il mondo dei processori, cioè qualcosa veramente di impressionante, di incredibile. Adesso per farvi capire meglio, perché ovviamente adesso qua sto riprendendo la televisione, quindi probabilmente non vedete benissimo, ma vi lascio adesso alle immagini appunto proprio della stessa situazione, registrate ovviamente direttamente dall'uscita TV al mio Mac, che tramite l'acquisizione video ha registrato sia le scene trasmesse con Xbox Serie X e le scene trasmesse con il mio iPhone 15 Pro Max. E ragazzi, ditemi voi nei commenti se non è assurdo tutto questo, cioè valutate che quello che avete visto adesso è fatto da un telefono ragazzi, un telefono. L'unica pecca, adesso vado a scollegarlo quindi si spegnerà tutto qua, ok, vedete che qua lui continua col gioco, anche se l'ho staccato ovviamente. La cosa ovviamente più critica di tutto è il surriscaldamento, perché quando lui usa il processore per fare qualcosa di veramente impegnativo che il processore è in grado di fare, ma un telefono non ha la dissipazione che può avere una console, non ha ventole di raffreddamento, non ha griglie di raffreddamento, ma quello che è il suo raffreddamento è dato appunto dalla struttura che va a dissipare il calore. Però capite che in una cosa di questo tipo come quella che abbiamo visto adesso è qualcosa di veramente faticoso da fare solo con quello che è il case del telefono per quanto riguarda la dissipazione, perché quindi quando si va a surriscaldare avrete dei lag che mentre quando il telefono è freddo non avete, qualcosa veramente di assurdo e senza senso. Ma il gioco ragazzi è lo stesso, cioè praticamente è quello che avete normalmente nella console l'avete nel telefono o addirittura nel televisore se trasmettete l'immagine con l'uscita qua Type-C al vostro televisore o monitor. Veramente assurdo, cioè una tecnologia è arrivata Apple che probabilmente gli altri sono lontani non anni luce, ma di più. Quindi tutto questo è assurdo, e tante volte si dice ok, Apple però non ha innovato, non ha dato chissà che novità, però ragazzi ci capiamo che ingegnerizzazione sono arrivati a darci all'interno di un telefono, e sono i primi a farlo, a essere in grado di fare qualcosa a questo livello, cioè veramente assurdo. Addirittura arrivare ad utilizzare il ray tracing è veramente secondo me pazzesco.
pazzesco. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui ho portato questo mio confronto tra iPhone 15 Pro e una console, in questo caso Xbox Series X, ma poteva essere PlayStation, era praticamente la stessa identica cosa, l'avete trovato utile ed interessante, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.